E questa è la parte dolorosa, è come se dovessimo fare un funerale. La messa in scena del funerale del padre per cancellare dalla mente della bimba i ricordi positivi del papà. Gli psicologi la chiamano elaborazione del lutto. È solo uno dei metodi degli psicoterapeuti guidati da Claudio Foti, il guru dell'assistenza all'infanzia, finito ai domiciliari insieme ad altre 5 persone nell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia denominata Angeli e Demoni. Un lavaggio del cervello, scrivono i magistrati, per allontanare i bambini dai rispettivi genitori solo per collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti. C'è assai poco di riferito e c'è il 90% di auscultato, difficili interpretazioni diverse da quelle che sono state date. Le sedute con i piccoli gestionati con impulsi elettrici, con quella che chiamavano la macchinetta dei ricordi, e poi i disegni manomessi dagli adulti con braccia che si allungano per dar loro un significato sessuale. I regali poi inviati dai genitori per Natale, accatastati in un magazzino e mai consegnati ai figli. Questa indagine, per la velocità con cui è tutto emerso, restituisce un quadro assai allarmante. A Milano tolgono i figli ai detenuti, in Veneto tolgono i figli ad affidatari più poveri per affidarli ad affidatari meno ricchi, a Torino penalizzano il genitore che litiga con l'assistente sociale. Si tratta di una situazione generale denunciata in ambito istituzionale da molti anni. Un bambino dovrebbe uscire dalla famiglia solo quando si trova in situazioni di pericolo, invece questi bambini vengono allontanati dalle famiglie anche senza il riferimento a fatti e soprattutto a fatti di pericolo. Poi c'è un business travestito da fisiologia istituzionale, cioè quei finanziamenti che vanno alle case famiglia che non vengono controllati da nessuno, non vengono controllate le spese, non viene controllata la possibilità che questi bambini tornino prontamente nelle loro famiglie, perché i finanziamenti sono tanto maggiori quanto più durano i ricoveri in casa famiglia.